Continua in tutta Italia la mobilitazione dei genitori che dicono no al decreto legge che introduce 12 vaccinazioni obbligatorie come requisito per l'accesso ai nidi e alle scuole dell'infanzia. Quella che vi mostriamo ora è la protesta di Giorgio Gustavo Rosso, 69 anni, consigliere comunale ex grillino del comune di Cesena ed editore dal 1987 del gruppo Macro Edizioni, che ha deciso di incatenarsi in piazza e di intraprendere lo sciopero della fame da domenica 22 maggio. Il digiuno e la protesta continueranno almeno fino al 3 giugno. Io ho vissuto tutta la vita per portare il naturale, il sano, il biologico nella mia vita e nella mia vita degli altri, e adesso arriva l'industria chimica che pretende che io mi inoculo i miei figli, i miei nipoti. No, non sapevo come fare. E la prima cosa che mi è venuta in mente è: faccio lo sciopero della fame, esco fuori, non sto fermo, non aspetto che i miei amici, chi conosco, ci incontriamo, ragioniamo su, ne parliamo e poi chissà cosa faremo, e uno dice di fare una cosa e uno dice di fare l'altra. No, ho detto, bisogna reagire immediatamente. Perché se non reagisci, questi fanno ancora di peggio, lo fanno ancora più in fretta. E ho fatto questo. E poi ho cominciato a ricordarmi, a guardare, a informarmi ancora di più. E ho visto che se qualcuno ti può imporre di inocularti quello che vuole lui dentro il tuo corpo, contro la tua volontà, perdi tutti i diritti umani. Non è che perdi un diritto, non hai più diritti, perché significa che un altro è tuo proprietario. Non hai più nessun diritto. Se io ti posso mettere dentro una sostanza che provoca certe reazioni, un'altra che ne provoca certe altre, che diritto mi rimane? Ma che diritti mi rimangono nella vita se è un altro che può decidere cosa mettere dentro di me? Cosa mi distingue da uno schiavo? Cosa mi distingue da uno sfruttato dall'alba al tramonto? Che cos'è che mi distingue se c'è chi può decidere cosa mettere dentro il mio corpo? Cosa mettere dentro il corpo di una donna in gravidanza? Cosa mettere dentro il corpo di un neonato di 2 mesi? Non mi rimane più niente, perdo tutti i diritti, non ho più la possibilità di decidere, perché poi mi impongono di fare i vaccini a 12 anni e poi me li impongono a 18 e poi me li impongono quando faccio il militare e poi me li impongono. Tutta la vita diventa inoculare vaccini, perché così divento sempre più chimico, sempre più malato e ho sempre bisogno di più vaccini, più farmaci. Sembra come se la vita non c'è senza la chimica. Ma io vado nei boschi e non c'è la vaccinazione degli alberi, non c'è la vaccinazione dei caprioli, non c'è la vaccinazione delle civette. Il bosco è uno straordinario spettacolo di vita dove nessuno si vaccina. Io vado a vedere un orto biologico, non ci sono pesticidi e c'è una vita fiorente e posso mangiare quel cibo felice di mangiare una cosa sana e naturale. Mangio l'uovo di una gallina ruspante, ma volete metterlo con un uovo di un allevamento chimico? Ma volete confrontare questo genere di cose? E io dovrei perdere il diritto di vivere e crescere un figlio in maniera naturale, un campo in maniera naturale, una gallina in maniera naturale? Non accetto. Posto, ospensione, andiamo. L'ex 5 Stelle ha unito la protesta contro i vaccini obbligatori a quella contro la medicina, descritta a suo dire come strumento per creare malati e vendere farmaci. Il consigliere ha paragonato le nuove leggi razziali dell'industria farmaceutica niente meno che alla persecuzione degli ebrei.
Siamo qui perché è un periodo in cui il tema dei vaccini sta ottenendo grande spazio e grande interesse nei giornali, tra le persone e tutto. E quindi c'è molta confusione, molta incertezza e molte notizie imprecise perché è come se ci fossero due fronti, si vuole offrire l'idea di due fronti che sono in guerra, qualcosa di questo genere. In realtà la situazione è molto diversa e io adesso cercherò di spiegarvi il più rapidamente possibile alcuni argomenti. Dunque, prima di tutto è importante che sia definito il fatto che non c'è una guerra. Sostanzialmente quello che viene chiamato una guerra tra due fazioni, è un attacco ingiustificato e secondo me anche illegittimo, potremmo dire, alla libertà dei genitori di decidere come aver cura dei loro bambini, dei loro neonati, perché chi tende a definire il genitore che vuole allevare i propri figli in maniera sana e naturale, noi stiamo dicendo chi vuole avere dei bambini bio, non è un Novax, è semplicemente uno che vuole allevare e crescere i propri figli senza chimica. Questa è la sostanza per cui è importante chiarire questo, non c'è volontà di dire non ti devi vaccinare. Io ti posso dire, tu che mi ascolti, sii molto prudente con i vaccini, ma se poi decidi di vaccinare è una tua piena libertà. Quello che dicono i genitori rispetto a questo decreto del ministro Lorenzin e all'obbligatorietà è che non è giustificata e che lede il diritto fondamentale a non avere il corpo violato. Se noi perdiamo il diritto di decidere sul nostro corpo e qualchedun altro può introdurre nel nostro corpo ciò che vuole, tutti gli altri diritti perdono della loro ragione. Quindi ci tengo molto a dire che non c'è nessuna guerra, c'è semplicemente un numero ampio di genitori che si occupano con grande cura dei loro neonati, bambini, e li vogliono crescere senza chimica e ritengono inaccettabile che si possa decidere sul corpo di una persona contro la volontà di quella persona. Se questo principio che il corpo è inviolabile non viene tutelato, ci si domanda quali sono i diritti umani. Se un'altra persona, un'altra azienda può mettere delle sostanze dentro di te contro la tua volontà, quali sono i diritti umani che rimangono? Una premessa fondamentale di quello che dirò è che ogni genitore fa sempre il meglio. Quindi, se chi ascolta ha vaccinato i propri figli, i propri nipoti, è chiaro che ha fatto il meglio che poteva. Mia madre, ad esempio, quando ero piccolo e andavo alle elementari, mi ha fatto vaccinare per la poliomielite e io le sono grato perché lei ha fatto quello che pensava bene per me. Poi oggi ho scoperto che in quell'epoca si utilizzava il vaccino Salk, che è quello che ha prodotto una grande epidemia di poliomielite tra i vaccinati. Però mia mamma credeva di fare il meglio possibile. Quindi ognuno di noi, anche il medico, il pediatra, è dato per scontato che sta facendo il meglio che può fare rispetto alle conoscenze che ha fino a quel momento. Questo incontro nasce proprio per chiarire alcuni aspetti. Molte persone, per esempio, chiedono come mai
si dice che i bambini non vaccinati sono pericolosi. È un'affermazione che si sente dire e di cui sembra strana la giustificazione, no? Perché noi ci troviamo di fronte al fatto che si vaccina un neonato sano perché si ha paura che si possa ammalare. Quindi il presupposto è che il vaccino proteggerà quel neonato, quel bambino. Quindi chi è vaccinato è sicuramente protetto, secondo quello che pensa chi è favorevole alle vaccinazioni. Chi non è vaccinato, che pericolo può costituire? Non c'è nessuna possibilità. Il bambino vaccinato è protetto. Anzi, è molto più probabile che è pericoloso il bambino vaccinato rispetto a quello non vaccinato, perché il bambino vaccinato spesso è vaccinato con virus che non sono quelli naturali a volte, che si trovano, ma sono dei virus diversi che possono infettare il bambino non vaccinato. Ma chi non vaccina non si preoccupa di questo e non dice: tu non ti devi vaccinare perché sei contagioso. Tu fai la scelta di vaccinarti, io faccio la scelta di non vaccinarmi. C'è qualchedun altro che aggiunge: ma ci sono dei bambini che non hanno una grande capacità di... non possono, anzi, non sono in condizioni di vaccinarsi. E quindi potrebbero ammalarsi se il virus, la malattia, continua a circolare. Ma in realtà ci si dimentica che questi bambini, primo, non possono spesso circolare, andare in giro, incontrare altri, ma la seconda cosa è che non incontrano solo i loro coetanei. Nelle scuole ci sono insegnanti, ausiliari, personale tecnico, ci sono i genitori degli altri bambini, i nonni degli altri bambini che li vengono a prendere. Quindi perché ci si sofferma solo sui neonati e i bambini piccoli come possibilità di contagio? L'altra motivazione per imporre obbligatoriamente le vaccinazioni è quella di dire che ci vuole l'effetto gregge. Quando il 95% dicono dei bambini sono vaccinati, allora il virus sparisce. Ma di nuovo si dimenticano tutto il resto, no? Per esempio, se tu vaccini tutti i bambini, vaccini il 16% della popolazione, ma l'altro 84% non è vaccinato. Non è vaccinato oppure per poche malattie è stato vaccinato da molti anni e in generale i vaccini dopo un certo periodo di tempo, 5-10 anni, perdono per una parte dei vaccinati la loro capacità di immunizzazione. Quindi di che cos'è che stiamo parlando? Il 16% deve essere vaccinato al 100%, ma l'altro 84% non conta. Adesso è estate. Arriveranno in Italia decine di milioni di turisti, andranno nei campeggi, nelle piscine, nei parchi gioco, eppure non gli chiediamo di venire in Italia vaccinati, di portarsi dietro il certificato di vaccinazione, oppure di non entrare nelle piscine, nelle comunità infantili. Perché questa questione è impossibile
dovrebbe cambiare il trattato di Schengen, non ci dovrebbe essere più la libera circolazione delle persone. Ma pensiamo anche solo ai milioni di immigrati che stanno arrivando dall'Africa e dall'Asia. Mica per accoglierli gli diciamo devi essere vaccinato, qual è il tuo certificato di vaccinazione, quante vaccinazioni hai fatto. Non mi sembra che sia questo. Sicuramente molti di voi vi diranno, ma questa persona che mi parla è un medico. No, io non sono un medico, ci tengo a precisarlo. Sono un genitore che studia questo argomento da 30 anni. Lo studio con grande attenzione perché, come quei genitori di cui vi parlavo, quando ho dovuto scegliere se vaccinare i miei figli oppure no, ho studiato con attenzione l'argomento e sono giunto alla conclusione che era molto meglio non vaccinarli. Ma quello che spesso succede è che un genitore vaccina i propri figli senza informarsi molto, semplicemente perché viene detto si devono vaccinare, vaccinare fa bene e così via. Ma come vi dicevo, rispetto all'immunità di gregge e agli altri argomenti, se studi le cose, scopri che sono molto diverse da come ci vengono proposte, no? Perché uno dice l'immunità di gregge sarà così, me lo dicono, ma poi vai a capire, vai a studiare. Non esistono ricerche scientifiche che lo confermano, non c'è nulla, ma ci sono anzi delle contraddizioni grandissime. Adesso vi voglio parlare un attimo dei vaccini che sono stati obbligatori per gli ultimi 30 anni e che fanno dire che ci sono un po' di cose strane. Questa indagine statistica che ha fatto Antonio dice che nel 1891, che è quando cominciano ad esserci dei dati statistici, diciamo, autorevoli, le malattie infettive costituivano il 12% delle cause di morte. Dal 1891 al 1951 le malattie infettive non sono più il 12%, ma diventano l'1%. E in questo periodo i vaccini non ci sono. L'unico vaccino che c'è è quello del vaiolo, ma non funziona. È un vaccino che si scoprirà che da solo non funziona. È necessario che insieme alla vaccinazione, ma più importante della vaccinazione, ci sia l'isolamento dei malati per impedire la propagazione della malattia. Quando verrà introdotta questa misura, non tanto il vaiolo, non tanto il vaccino, il vaiolo scomparirà. Quindi quello che portano queste cifre dice che si vuole attribuire ai vaccini una capacità di combattere le malattie infettive che in realtà non hanno, perché le malattie infettive scompaiono, diventano rare, diventano innocue in qualunque paese, in qualunque periodo di tempo, non appena arriva cibo abbondante, acqua potabile, fogne coperte, case decenti e istruzione, igiene personale. Queste sono le cose che modificano sempre. Diversamente, noi abbiamo sotto gli occhi tanti tipi di malattie contagiose che sono scomparse o dalla terra o dall'Italia senza che ci fossero le vaccinazioni. Voi pensate alla peste, quella che è considerata la più peggior malattia che l'umanità ha avuto, è scomparsa senza le vaccinazioni. Pensate il colera, non, è scomparso dall'Italia, però
ci sono stati sporadici casi decine d'anni fa nel sud Italia, ma è scomparsa dall'Italia senza la vaccinazione. Pensate alla lebbra, è scomparsa dall'Italia senza la vaccinazione. La malaria è scomparsa dall'Italia senza la vaccinazione. E così molte altre. Poi vi darò l'elenco completo, ma non è la vaccinazione che combatte le malattie infettive, è il cambiamento delle condizioni igieniche, l'acqua potabile, il cibo abbondante, le fogne coperte, l'igiene personale. Un'altra questione che colpisce molto chi studia i vaccini è quella del perché si pone tanta attenzione a una famiglia di malattie che, come abbiamo detto, è scomparsa perché le migliorate condizioni alimentari e igieniche hanno fatto scomparire le malattie infettive. Oggi in Italia, io adesso Antonio vi parlerà dei dati, al 2013 l'incidenza delle malattie infettive è minima sul totale delle malattie, è Esatto, vero? sì, le malattie infettive in totale rappresentano il 2% dei decessi del 2013, però bisogna analizzare bene anche questo 2% perché la maggior parte del 2% è composto da setticemia, epatite virale, tubercolosi, eccetera, eccetera. Però se depuriamo il dato e consideriamo soltanto brucellosi, carbonchio, difterite, morbillo, parotite, scarlattina, tetano, tutte comunque quelle malattie per le quali è previsto il vaccino, la percentuale di incidenza sui decessi nel 2013 per queste ultime è dello 0,02%, quindi sono quasi nulle. Colpisce molto, no, questo fatto che si vuole far vaccinare i bambini per malattie statisticamente insignificanti, ingigantendone la pericolosità, mentre si tace di quelle che sono veramente le epidemie del nostro tempo e che peggiorano di anno in anno, non migliorano. Quindi noi ci occupiamo di una malattia che colpisce una persona su 100.000, invece di occuparsi di una malattia che colpisce una persona su 2, una persona su 3, una persona su 4. Anzi, diciamo che queste malattie sono incurabili e non facciamo e non impegniamo le risorse necessarie per istruire la popolazione a prevenire queste malattie. Se veramente noi ci vogliamo curare delle persone, della loro salute, la cosa più importante da fare, lo dicono tutti gli esperti, tutte le ricerche scientifiche, dovunque lo trovate oramai in qualunque giornale, è quella di avere un'alimentazione sana ed equilibrata, senza prodotti industriali chimici, additivi chimici, coloranti chimici, aromi naturali chimici e così via. Questo produrrebbe un miglioramento nella salute di tutti, bambini e adulti, molto molto grande. Considerate che la principale causa di morte per i bambini da 1 a 18 anni è il cancro, non sono le malattie infettive. I bambini hanno il diabete di tipo 1 e di tipo 2, hanno malattie cardiovascolari, hanno malattie neurologiche, gastrointestinali, hanno tutte le malattie che colpiscono gli adulti, colpiscono i bambini. E tutte queste malattie potrebbero ottenere enormi miglioramenti e portare molti benefici di salute, ma anche benefici economici, perché sappiamo quanto è sempre più costoso il sistema sanitario se ci si occupasse della vera prevenzione primaria, che
che è quella che interviene sullo stile di vita, quindi alimentazione sana, movimento, vita all'aria aperta. Questi sono i migliori vaccini che si possono fare ai bambini. I genitori che non vaccinano si preoccupano moltissimo di questo e difatti i bambini non vaccinati in tutte le ricerche risulta che hanno una salute migliore, minori malattie e minori assenze da scuola. Gli indici sanitari nei bambini non vaccinati sono migliori rispetto a quelli vaccinati. Quando esaminiamo le questioni che riguardano i vaccini, approfondendole una a una, ci accorgiamo che non c'è nessuna coerenza tra ciò che si dice e ciò che viene fatto. Voi sapete che, per esempio, in Italia sono obbligatori per ora 4 vaccinazioni, eppure in maniera molto strana ai bambini che vanno a vaccinarsi viene imposto di farne 6. Viene utilizzato un vaccino esavalente e poi se ne aggiunge anche un settimo. Quindi invece che fare 4 vaccinazioni, che sono quelle per il momento obbligatorie, gliene vengono fatte 7. Allora, esaminiamo questi vaccini uno a uno per capire cosa succede, dopo aver già capito, ma perché se sono 4 obbligatorie gliene vengono fatte 7? E mi preme prima di tutto dirvi che tutte le statistiche sui danni da vaccino dicono che la maggior frequenza e gravità di danni dipendono dai vaccini plurimi, dai vaccini che hanno più vaccinazioni. Ma è anche logico se ci pensate, no? Perché i vaccini sono dei farmaci e la parola farmaco vuol dire sia rimedio che veleno e i vaccini sono pieni di sostanze potenzialmente velenose, sono sostanze chimiche, sostanze biologiche, tutto che poi andremo a affrontare. Allora, se io ho un bicchiere d'acqua e ci metto, ammettiamo che questa è la quantità, possiamo anche aggiungere un po' d'acqua. Allora, questa è la quantità, questo è il bambino. Immaginiamo che questo è il bambino. Se io introduco nel bambino 10 gocce di veleno, questa acqua avrà una soluzione di veleno con 10 gocce. Se io introduco 70 gocce, introduco in un'unica volta 70 gocce, la concentrazione di veleno cresce molto e per il bambino la capacità di resistere a un veleno così forte in un momento così prematuro della sua vita, quando il sistema immunitario non è ancora pronto, a un attacco che in natura non riceverà mai perché noi siamo attaccati da una malattia alla volta, mai da 7 malattie in una volta solo, questo è veramente preoccupante. Questo è già il primo elemento. Perché si fanno le vaccinazioni a un bambino molto piccolo di 2 mesi, è la stessa storia, no? Il bambino, ammettiamo, a 2 mesi sia questo, a 4 mesi diventa così, a 6 mesi diventa così e a un anno sarà ancora di più. Quindi quella quantità di veleno incide sempre meno. Quindi perché vaccinare a 2 mesi invece di vaccinare a 1 anno o a 2 anni? Perché vaccinare di 7 vaccini in una volta invece che un vaccino alla volta? Perché vaccinare di 7 vaccini quando la legge dice che sono 4 quelli obbligatori? E poi andiamo a vedere ogni singolo vaccino. Ad esempio, il tetano, che è obbligatorio da tantissimo tempo, è una malattia non contagiosa. Quindi
chiunque lo sa, me lo confermi anche esatto, tu, no? Che il teto. È una malattia molto, molto rara, si registrano tra i 50 e i 60 casi all'anno. E inoltre non è una malattia infantile, ma sono tutti casi al di sopra dei 18 anni. Esattamente, quindi il tetano non è una malattia contagiosa, non è una malattia infantile, è una malattia rara, eppure noi vogliamo la vogliamo mantenere obbligatoria e continuare a vaccinare, nonostante che la vaccinazione non modifica questo ristrettissimo numero di morti, che sono tutti prevalentemente dai 60 anni in poi, sono persone in cattive condizioni immunitarie e spesso anche in situazioni, diciamo, estreme. Ecco. Quindi il tetano è l'esempio di qualcosa che non ha nessuna giustificazione, perché se non è contagioso non c'è motivo che sia obbligatorio. Se non è per non colpisce sotto i 18 anni, non c'è nessun motivo di farlo a un bambino neonato di 2 mesi. Perché? Perché non ti rispondono. Dici, domandi perché, il tetano va fatto. E mentre le proteste si moltiplicano in tutta Italia, il Codacons, subissato dalle richieste di migliaia di genitori, ha denunciato il ministro della Salute Lorenzin e l'Agenzia per il Farmaco per abuso d'ufficio, omesso controllo e favoreggiamento delle cause farmaceutiche interessate alla somministrazione dei vaccini, in relazione alla morte di 5 neonati. Inoltre, bisogna tenere in considerazione oltre 21.658 segnalazioni di sospette reazioni avverse ai vaccini registrate nel triennio 2014-2016. Io mi chiamo Giorgio Tremante. Sì, sì, sì. E sono colui che ha fondato tutte quelle associazioni che si battono per la libertà delle vaccinazioni. Sì, questo perché è famoso. Non perché mi sia sognato di notte di fondare queste associazioni, ma perché purtroppo io ho visto morire 2 figli in conseguenza ad un vaccino ed un terzo strappare dalle mani dei medici che lo volevano morto a tutti i costi, che sopravvive a distanza di 40 anni. Credo che questa sia una dimostrazione tangibile di questa truffa legalizzata che sono i vaccini. Beh, tra l'altro i figli del signor Tremante hanno avuto una piazza intitolata a Bologna, mi pare. A Verona. Monumento a Verona. Certo, ma il punto è questo, che io ho avuto già il nesso causale da parte della CMO, della Commissione Medica Ministeriale, già parecchi anni fa. Cioè, sì. Vuol dire che è inutile che la signora Lorenzin dica che non esistono danneggiati da vaccino, dica che venga a casa mia a vedere mio figlio nelle condizioni in cui è stato ridotto da un vaccino. La invito ufficialmente questa signora, se ha la voglia di vedere la verità, invece di nascondersi dietro al dito e fare la campagna pubblicitaria a favore dei vaccini. Questo è il popolo italiano, noi siamo delle pecore che non abbiamo il coraggio di dire va a nessuno. L'associazione contesta alla Lorenzin di non aver informato il Consiglio dei Ministri e gli altri ministri al momento dell'approvazione del DL sui vaccini di un documento dell'AIFA sulle reazioni avverse. Il Codacons ha scoperto che nella vicenda dei vaccini c'è un aspetto molto discutibile che riguarda i guadagni delle case farmaceutiche. Fatta a Lorenzin il vaccino, quello che fanno le donne, adesso tutti devono fare quello, inutile, il papilloma virus, quando era fanciullo. Rienzi si riferisce ai numerosi esposti fatti dall'Associazione dei Consumatori sull'esavalente, esposti nei quali si chiedeva conto dei maggiori costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale con la somministrazione dell'esavalente al posto di vaccini singoli per le 4 vaccinazioni obbligatorie. Inoltre il Codacons propone i test prevaccinali.
Se non si riuscirà ad ottenere l'annullamento del decreto dinanzi alla Corte Costituzionale, il passo successivo sarà la Corte Europea di Strasburgo contro il governo italiano. E a breve le famiglie scenderanno in piazza.